Salve, sono l'avvocato Carlo D'Andrea. Oggi vorrei parlarvi della recente e importante decisione presa dalla Cina riguardo alla politica di ingresso senza visto per cittadini provenienti da paesi chiave dell'Unione Europea e anche dalla Malesia. Innanzitutto, è importante comprendere che in via ordinaria i viaggiatori diretti in Cina per affari o turismo devono affrontare la procedura di richiesta del visto. Un processo spesso complesso e dispendioso in termini di tempo e che comporta la necessità di depositare presso l'ambasciata o consolato generale della Repubblica Popolare Cinese una domanda di concessione, unitamente alla documentazione necessaria. Ad esempio, per il visto d'affari può essere una lettera di invito da parte di una società stabilita in Cina o anche delle fotografie. La Cina ha però deciso di adottare attualmente in via temporanea una politica unilaterale di ingresso senza visto per cittadini di importanti paesi europei come l'Italia, Francia, Germania, Olanda e Spagna e anche dalla Malesia. Questa iniziativa è valida dal 1 dicembre 2023 al 30 novembre 2024 e permetterà ai cittadini dei predetti paesi di fare ingresso in Cina per un periodo massimo di 15 giorni senza necessità di visto. Ad oggi tale forma di esenzione era stata prevista soltanto per i cittadini di Singapore e del Brunei. Potete ben capire che importante modifica è stata introdotta. Questa decisione assume particolare rilevanza nel contesto post-pandemico, dove le restrizioni di viaggio hanno influenzato pesantemente gli spostamenti internazionali e reso più complesse le relazioni commerciali internazionali con la Cina ed altri paesi del mondo. La facilitazione all'ingresso e soggiorno di breve periodo nel paese pensiamo abbia un impatto positivo sulle relazioni commerciali tra questi paesi, tra cui l'Italia e la Cina. La semplificazione dell'accesso per i cittadini e imprenditori italiani può favorire una maggiore interazione tra le due nazioni, aprendo nuove opportunità di affari, cooperazione e turismo. Per ulteriori chiarimenti, non esitate a contattare il nostro desk alla mail in sovraimpressione. Grazie.